Oggi rispondiamo a una domanda importante. Che cosa fece Pietro il Grande dopo aver fatto tagliare il collo a una sua ex amante? Chiaramente raccolse la testa ancora fumante, la baciò sulle labbra come ultimo saluto. Ma oltre a questo, che cosa fece? Se avete avuto delle esperienze analoghe, raccontatecelo nei commenti. No, vabbè, capisco che non sono cose che capitano tutti i giorni, però dalla geolocalizzazione ho visto che vi connettete da posti un po' wild, quindi non si sa mai. Ma riavvolgiamo un po' il nastro. Chi era Pietro il Grande? Tre punti per rinfrescarci la memoria. Fu lo zar di tutte le Russie dal 1682 al 1725. Nel 1703 fondò San Pietroburgo. Fondamentalmente era la versione slava di Moreno Torricelli. Credo di non fare un torto alla storiografia ufficiale se usiamo le immagini di quest'ultimo per parlare del grande zar. Qui per esempio lo vedete a Poltava nel 1709, appena sceso da cavallo dopo aver regalato una straordinaria vittoria ai russi contro gli svedesi di Carlo XII. Vittoria mai più ripetuta nella storia. Pietro ebbe una lunghissima lista di amanti che lui trascriveva in un registro di corte, una specie di foglio Excel ante litteram. D'altronde Pietro era un visionario pragmatico. Al numero uno della lista c'era una certa Mary Hamilton, una discendente di una nobile famiglia scozzese trapiantata in Russia dai tempi di Ivan il Terribile. Ora non racconto tutta la storia perché è complicata, però Mary Hamilton fu accusata di aver rubato i gioielli di Caterina, la moglie di Pietro. Indagando scoprirono che aveva abortito due volte e aveva anche probabilmente ucciso un figlio appena nato. Questo era inaccettabile. La Hamilton fu arrestata e torturata. All'epoca la tortura serviva così per incentivare la confessione. Lei ammise di aver ucciso i tre bambini e fu condannata a morte. Il 14 marzo 1719 a Mosca Mary apparve splendida sul patibolo con una veste di seta bianca ornata da nastri neri. Ma si aspettava la grazia, specie quando Pietro le tese la mano e la aiutò a salire sul patibolo. Lo zar la baciò e le sussurrò all'orecchio: «Non posso violare la legge per salvarvi la vita». A quel punto lei svenne, Pietro fece cenno col capo al boia e la Hamilton venne decapitata. Poi Pietro raccolse quella bellissima testa e che cosa fece? Pietro iniziò a impartire una lezione di anatomia alla folla, indicando le vertebre recise, la trachea aperta, le arterie gocciolanti. Lui era molto appassionato di questi argomenti. Ora, finita la lezione, baciò le labbra insanguinate, lasciò cadere a terra la testa, si fece il segno della croce e se ne andò ad ampie falcate. Un personaggino Pietro, eh? La leggenda narra che Pietro fece imbalsamare la testa e la mise nel suo gabinetto delle curiosità. Un giorno un viaggiatore inglese, vedendola in un vaso di cristallo, osservò come quel volto fosse il più bello su cui avesse mai posato gli occhi.